Buongiorno, buongiorno con noi in questo martedì 1 aprile 2014 in diretta come ogni mattina per vedere insieme che cosa raccontano i giornali, i quotidiani cartacei online della provincia di Lucca, ma anche quelli nazionali per commentare le principali notizie che arrivano dal nostro territorio. E vi presento subito l'ospite di questa mattina, con me c'è Lamberto Pocai, il segretario provinciale della FIOM CGIL. Buongiorno Pocai. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Grazie per aver accettato il nostro invito, invito che è arrivato ieri in extremis perché nel pomeriggio avete diffuso un comunicato che noi abbiamo riportato in apertura del nostro telegiornale sulla crisi del settore della nautica. Se ne parla ormai da tempo, però avete lanciato un vero e proprio, come dire, invito alle istituzioni, un grido di allarme affinché le istituzioni intervengano perché la situazione sta diventando davvero critica. E allora direi, per entrare nell'argomento, guardiamo subito la pagina del Tirreno di Viareggio, a pagina 2, che apre proprio con questa notizia: SOS alle istituzioni, l'avvertenza d'Arsena in comune e regione. La FIOM chiede una riunione al sindaco Betti e giovedì incontra Firenze la commissione emergenza lavoro. Continuano intanto i tavoli di confronto con le varie aziende. Dopo quello con FIPA sulla cassa integrazione, sono in programma quelli con Azimut Benetti e Perini Navi. Come dicevo, ieri sera noi abbiamo aperto il nostro telegiornale con la notizia, con i numeri che avete diffuso e anche con il vostro invito. Allora direi di vedere insieme questo servizio e poi lo commentiamo subito con Lamberto Pocai. Vediamo. Gli ultimi dati avevano segnalato un settore in ripresa, più 10% di produzione nel 2013 rispetto all'anno precedente, ma invece per la nautica viareggina il momento è tutt'altro che positivo. La situazione occupazionale sta diventando esplosiva, afferma la FIOM CGIL. Sono 100 gli esuberi dichiarati da Azimut Benetti e 50 quelli di Perini Navi. A questi si aggiungono gli esuberi di altri cantieri navali, quali Polo Nautico, FIPA Italiana e Viareggio Superyacht. Altri cantieri che al momento non hanno aperto tavoli di crisi soffrono un momento drammatico, senza dimenticare l'indotto costituito dalle aziende della filiera locale. Alla luce di questa situazione, il sindacato ha chiesto un incontro urgente con i rappresentanti del comune di Viareggio e della provincia. L'8 aprile il segretario provinciale della FIOM, Lamberto Pocai, sarà a Firenze per incontrare la commissione regionale sull'emergenza lavoro. Ma prima, questa settimana, ci saranno gli incontri dedicati ai 150 esuberi di Azimut Benetti e Perini Navi. Dunque, questa è la situazione, Pocai, l'avete definita una situazione che sta diventando esplosiva. Sì, è vero. Nella crisi la difesa del lavoro è l'elemento principale. E non è la prima volta che ci troviamo all'annuncio di una situazione di esubero di personale nella cantieristica navale, ma devo significare prevalentemente anche nel mondo dell'indotto, della filiera nautica, dove sicuramente da 5 anni a questa parte la crisi ha insistito maggiormente. Il problema di fondo che noi constatiamo è un elemento di differenziazione rispetto alle analisi delle crisi vissute fino ad oggi, è il segnale chiaro che previene in misura collettiva delle imprese della nautica di dover affrontare una situazione che porta a un restringimento della situazione occupazionale, quindi uno snellimento dell'attività dell'azienda con un calo degli occupati interni, senza però rinunciare chiaramente all'indotto della filiera nautica. Questo apre un grosso problema per la stabilizzazione e il consolidamento dell'occupazione fino ad oggi conseguita, che se anche con grosse difficoltà è sempre stata gestita con ammortizzatori idonei a garantire la prosecuzione dell'attività e il mantenimento del posto del lavoro. Quindi rispetto ai mesi precedenti, agli anni precedenti, questi anni di crisi, voi vedete in questo momento una sorta di svolta negativa? Sì, leggiamo una sorta di svolta negativa perché dobbiamo dire che con alcuni cantieri avevamo già affrontato nel 2009 situazione di crisi, ma che era stata appunto colta in anticipo, colta per tempo, proprio per evitare di arrivare a una situazione del genere. E tant'è che ci ha permesso nei 5 anni di tenere una certa stabilizzazione.
Ripeto, ci preoccupa questo fatto, cioè la fermezza con cui al tavolo si pongono nel dire in maniera molto chiara e precisa che sono anche disposti a cedere reparti di produzione che devono comunque necessariamente restringere i propri organici e chiaramente per strutturarsi a un livello più basso, che comporterà sicuramente una perdita, anche una ricaduta di carattere professionale rispetto alla specificità che da Darsina di Viareggio ha nel mondo del settore della nautica da diporto, e che fino ad oggi gli ha permesso di competere a livello mondiale con altri territori ed altri siti, non solo italiani. Ecco, voi avrete proprio in questi giorni gli incontri con le singole aziende, però nel frattempo avete chiesto altri incontri con le istituzioni, con il sindaco Betti, non so se poi giovedì vi vedrete, con la commissione regionale. Perché coinvolgere le istituzioni? Che cosa vi aspettate? Ma perché ci sono vari aspetti e non si può pensare di affrontare questa emergenza caso per caso. Insomma, noi vediamo quando le aziende ci pongono sul tavolo una condizione di difficoltà, ma che sembra appunto studiata strategicamente in misura collettiva, perché poi non è così diversa il modo con cui ci sono state presentate queste dichiarazioni da parte dei cantieri che hanno in mano praticamente il brand. Mm-hmm. ci fa presupporre due cose: uno, che sicuramente non ci stiamo inventando delle balle e che quindi c'è sicuramente una situazione di mercato che si è ridotta, che si sta sempre più riducendo e che quindi diventa sempre più difficile competere e acquisire nuova clientela. Questo anche probabilmente al fatto che il settore, non essendo stato un settore strutturato con un proprio osservatorio, con una propria organizzazione per poter anche misurare quale fosse il limite massimo di raggiungimento e il punto di stabilità su cui effettivamente fare i conti per consolidare l'attività della nautica, è cresciuta a dismisura e quindi poi sono arrivati a un punto che non sono neanche più in condizione di sapere appunto come ristrutturarsi. Però c'è anche un altro aspetto, e quindi il coinvolgimento delle istituzioni verte in questa misura, cioè quello anche di dover ricercare delle soluzioni alternative, perché indubbiamente la crisi ci insegna che probabilmente alla ripartenza tutto non sarà più come prima e che quindi bisogna anche ripensare a come dare sbocco occupazionale a chi in questi 5 anni, sono 3.500 lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro solo nella nautica Viareggina, possa trovare collocazione in altri sbocchi alternativi. 3.500 persone? 3.500 persone dal 2009 al 2013. Poi adesso affrontiamo appunto i primi mesi dell'anno anche con l'intervento nella stessa misura fatta dai cantieri committenti, e questo chiaramente preoccupa maggiormente. Senta, tanto rimarrà fino alla fine del programma, torneremo su questo argomento e poi le chiederò insomma anche un punto generale della situazione, un commento su quello che sta accadendo a livello nazionale. Vorrei continuare a dare uno sguardo, già che siamo in Versilia, stiamo parlando della Versilia, sempre al Tirreno, che quindi racconta ciò che accade a Viareggio e negli altri comuni versiliesi. A proposito di Viareggio, a pagina 3 si parla del commercio e in particolare delle prospettive per questa estate: meno serate musicali ma volume più alto. Ecco che cosa prevede la nuova normativa regionale, in base alla quale il comune dovrà riscrivere il proprio regolamento sulle attività rumorose. In sostanza, c'è la riduzione del numero di deroghe da 30 a 25, ottenibili rispetto al livello massimo di decibel. Sostanzialmente l'unica possibilità che hanno i locali della passeggiata, tanto per fare un esempio, per assicurare alla propria clientela un minimo di intrattenimento musicale, ma le nuove norme consentiranno anche livelli di emissione un po' più alti rispetto a quelli attuali. E adesso si aspetta l'intervento appunto del Comune per regolarizzare la situazione. C'è un altro tema scottante in Versilia, di cui abbiamo parlato spesso: Termomeccanica intima ai sindaci di pagare 15 milioni di euro. Notificata a Pietrasanta e Massarosa l'ingiunzione del saldo del contenzioso per gli impianti del Pollino e di Pioppogatto. Lombardi e Mungai, i due sindaci, girano l'ordine a tutti gli altri comuni versiliesi. È ormai, diciamo,
passata in giudicato la sentenza che vede Termomeccanica creditrice nei confronti dei comuni della Versilia, e dunque a questo punto ci sono questi soldi da pagare. È arrivata la notifica a Pietrasanta e Massarosa, ma la vicenda riguarda tutti i comuni della Versilia in quote percentuali diverse. Le prossime ore saranno decisive per una svolta nella situazione. Rimanendo in Versilia, andiamo a vedere che cosa accade a Pietrasanta. Si parla, pensate, già di elezioni politiche 2015. Forza Italia vuole chiudere Fondazione Versiliana e Pietrasanta Sviluppo. La campagna elettorale in vista del voto del 2015 inizia su questi due fronti. Opposta la posizione del centro-sinistra. Siamo alle porte, ormai siamo vicini alle elezioni europee a maggio e poi anche a quelle comunali, il rinnovo di tantissime amministrazioni sul territorio provinciale. A Pietrasanta si parla già del 2015. Prima di andare in pubblicità, Pocai, nel pezzo, tornando alla questione d'Arsena e Nautica, nel pezzo che abbiamo preparato ieri, avevamo messo in luce come a fine 2013, in una conferenza stampa degli industriali, ma insomma poi i dati sono pubblici, no? Il settore nautico aveva detto chiudiamo con un più 10% rispetto al 2012. Com'è possibile che da una parte si dica no, abbiamo chiuso con il più 10% l'anno e poi si dica che c'è bisogno di così tanti esuberi per riportare la situazione in un livello di parità di conti? Ma il dato che abbiamo noi è un dato che contrasta con questa dichiarazione fatta, a meno che nel numero non si tengano conto probabilmente anche attività che vengono fatte fuori dall'area della Versilia, nel comparto del distretto nautico versiliese. È anche vero che ci sono cantieri navali che ormai hanno siti aperti un po' per ogni dove, non solo in Toscana e non solo in Italia, ma addirittura anche un po' sparsi per il mondo. Faccio un esempio: Azimut Benetti costruisce a Viareggio, a Livorno, costruisce ad Avigliana, ma costruisce anche in Brasile, vuole costruire in Cina, insomma, quindi è un po' ramificata. Per i navi ha una struttura operativa in Turchia, una struttura operativa sulla Spezia, una piazza che chiaramente potrebbe anche competere e ridurre l'effetto della produzione sulla Versilia. Questa è una delle nostre preoccupazioni anche in relazione alla crisi che è stata annunciata. Noi vediamo e notiamo una cosa, che chiaramente quando ci sediamo al tavolo con ogni realtà e con ogni cantiere produttivo, i numeri che ci portano sono assai diversi, perché si pensi che la media è di circa 1,2-3 imbarcazioni all'anno in costruzione per la costruzione in acciaio, mentre siamo nell'ordine di 2-3 imbarcazioni all'anno per quanto riguarda l'attività del composite, cioè la lavorazione in vetroresina. E questo chiaramente ci fa dire che rispetto a quelli che erano i numeri di 7-8 anni fa, anticrisi, vale a dire il periodo che va dal 2000 al 2008, è significativo anche l'indicatore che la stessa Ucina, che è l'associazione della nautica mondiale italiana, dà, che dice che appunto di un fatturato che è sceso a dismisura e che è tornato ai livelli del 2000. Si pensi che nel 2001 il fatturato medio dell'industria nautica era intorno ai 2 miliardi e 200 milioni di euro, per salire vertiginosamente fino al 2008 a 6 miliardi e 800 milioni di euro. Siamo sotto il 2002, siamo intorno ai 2 miliardi di euro di fatturato, quindi già questo numero dovrebbe significare. Poi indubbiamente c'è qualche cantiere che avendo potuto riorganizzarsi attraverso l'ingresso di nuovi capitali probabilmente riesce a tenere meglio, ma indubbiamente il mercato fortemente ridotto, c'è una forte competizione e questi numeri forse vanno letti meglio, vanno analizzati meglio, forse anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e non solo dal punto di vista delle ricerche alternative, ma anche per avere un dato magari un pochino più omogeneo che tenga conto un po' delle varie diciamo così, monitoraggi fatte che ognuno fa a modo per conto proprio, invece poterli unificare, insomma, e poterli anche tradurre in un dato più uniforme probabilmente ci permetterebbe di avere anche un quadro più chiaro della situazione. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, poi ancora insieme con Lamberto Pocai, segretario provinciale della FIOM CGL, per commentare questa crisi davvero terribile della nautica. Ne approfitteremo per chiedergli anche come vanno gli altri settori in provincia di Lucca. Fra poco.